una manovra di sorpasso errata, un errore di valutazione. Sembrerebbe essere questa, dalle prime risultanze, la causa dello schianto terribile poco prima dell'alba di questa mattina sulla statale 16 nei pressi di Metaurilia, che è costato la vita a Francescangeli Roberto, 42 anni, di Senigallia, celibe, residente lungo la Corinaldese nella frazione di Borgo Catena. I carabinieri di Fano non escludono però altre cause ancora in corso di valutazione dagli uomini dell'arma, che sono intervenuti sul posto con una pattuglia di Marotta alle 4:30 di questa mattina. Francescangeli, a bordo della sua Peugeot 307, stava percorrendo la statale per recarsi al lavoro a Lucrezia, dove lavorava presso la ditta di autotrasporti alimentari Mannoni. Dall'altra parte, in direzione Marotta, proveniva un trattore con benna dell'ASET SPA, addetto alla pulizia delle spiagge, diretto a Torrette, condotto da un dipendente dell'azienda di Orciano. Il senegalese, per superare un veicolo, sembrerebbe uno scooter, che lo precedeva, ha invaso la corsia opposta urtando lo spigolo sinistro dello scavatore. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo. L'auto si è ridotta ad un ammasso di lamiere contorte e dopo un testacoda ha terminato la sua corsa 50 metri più avanti sul fosso del lato della carreggiata. A nulla sono valsi i soccorsi all'uomo. Per estrarre il suo corpo esanime dall'auto si è reso necessario l'arrivo dei vigili del fuoco di Fano. Ora le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente spettano ai carabinieri della stazione di Fano. Il traffico, particolarmente intenso in quell'ora della giornata, sia in entrata che in uscita dalla città, ha subito notevoli rallentamenti. Sul posto, per regolare i flussi delle auto, due pattuglie della polizia locale e una volante del commissariato fanese.